Cara Patrizia, buongiorno. Mi dispiace moltissimo non poter essere lì con voi oggi a parlare di un tema così affascinante come il futuro. Quando si parla del futuro si parla delle nuove generazioni e quindi penso sia molto importante riflettere sull'educazione. In Italia le università sono pubbliche e sono pressoché gratuite e molto spesso noi diamo per scontato questo valore. In realtà in molti altri paesi del mondo, come ad esempio gli Stati Uniti e l'Inghilterra, non è così. Le università sono estremamente costose e questo ha come risultato che soltanto una piccola frazione della popolazione può avere accesso all'università. Questo io non credo che sul lungo termine giovi ad un paese. In Cina, invece, per esempio, sempre più risorse vengono messe per la ricerca scientifica di base, ma anche per l'educazione e per le università, soprattutto le università scientifiche. Io, Patrizia, come ben sai, mi occupo di pianeti strasolari, quindi pianeti fuori dal nostro sistema solare, pianeti della nostra galassia, come si formano, come evolvono, qual è la loro composizione chimica. E questo sicuramente fa parte della ricerca di base perché non ha necessariamente un'applicazione nella vita di tutti i giorni. Detto questo, io penso che la ricerca scientifica di base sia estremamente importante per fare della vera innovazione in un paese. E ho due esempi da proporvi come discussione. Per esempio, la relatività generale che è stata scoperta da Einstein all'inizio del secolo scorso, pubblicata nel 1916, forse non possiamo immaginarci un argomento più teorico di questo. Allo stesso tempo, la navigazione satellitare non è possibile senza la conoscenza della relatività e oggi la navigazione satellitare ha un indotto di circa 300 miliardi di dollari. L'altro aneddoto risale invece a Faraday e in particolare pare che nel 1850 il ministro delle finanze William Gladstone avesse chiesto a Faraday quale fosse il valore economico dell'elettricità e quindi quale fosse lo scopo dei suoi esperimenti. E Faraday pare abbia risposto: Signore, con ogni probabilità sarete presto in grado di tassarla. Vorrei concludere queste mie riflessioni con un sondaggio che è stato pubblicato da Ars Technica, che ritengo abbastanza illuminante. Così anche per collegare il valore dell'educazione, della ricerca e del futuro. E questo sondaggio in particolare è stato fatto dalla LEGO in occasione dell'anniversario dell'Apollo 11. E la LEGO pare che abbia intervistato una serie di bambini in Cina, negli Stati Uniti e anche in Inghilterra, chiedendo quale fosse il lavoro da sogno per il loro futuro. E c'erano ovviamente varie opzioni e pare che i bambini cinesi abbiano risposto a stragrande maggioranza l'astronauta, seguito da insegnante, seguito da musicista, laddove pare che la maggior parte dei bambini negli Stati Uniti e negli UK abbiano risposto vlogger o youtuber. E con questo, con queste riflessioni, vorrei salutarti, spero di vederti presto e vi auguro, di fare un ottimo meeting. A presto, ciao!